Ci siamo lamentati anche ieri di un'ennesima buca su una strada del comune e puntuale è arrivata la comunicazione da parte dell'ufficio dei lavori pubblici, assessore Angelo Mancin, sulla partenza del piano delle asfaltature. Per cui siamo felicissimi di darvi questa notizia perché finalmente le strade verranno sistemate. Partirà da settembre, afferma l'assessore Mancina, per cui a brevissimo e interesserà sia il centro che le frazioni con il ripristino del manto stradale. Si tratta del terzo e del quarto lotto. Interessante che al posto dello spessore dei 3-4 centimetri soliti del manto di bitume che viene steso, si provvederà a stendere un manto di circa una decina di centimetri. Questo dovrebbe garantire una maggiore durata e una maggiore tenuta, soprattutto al passaggio dei mezzi pesanti. Il terzo lotto riguarda prevalentemente le strade che interessano l'accesso a Chioggia e Sottomarina, dovrebbe essere completato per fine ottobre. Dopodiché si partirà con il quarto lotto che riguarda principalmente le frazioni e che dovrebbe dirsi concluso per i mesi iniziali del 2025. Le strade che non sono incluse nel terzo e nel quarto lotto vengono quindi inglobate in un quinto lotto che partirà al termine dell'estate del 2025. Si tratta di uno tra i punti del programma elettorale, ha affermato il sindaco Armelao. Ora si può procedere, tutto e subito è impossibile, ma si sta intervenendo in maniera concreta su interventi attesi da decenni, sottolinea Armelao che il quarto lotto è quasi interamente dedicato alle frazioni. Le strade interessate le trovate sul testo in descrizione. Tra gli interventi degni di nota, il cavalcavia di Borgo San Giovanni su tutta la curvatura che si mette al quartiere di Borgo San Giovanni, si dovrà intervenire anche con un intervento di restauro della struttura. Si tratta di uno dei primi interventi per gli inizi di settembre, termine previsto per ottobre del 2024. Interessato anche il tratto che congiunge Viale Ionio verso la chiesa di Santo Spirito a Sottomarina, con una riconfigurazione della curva, l'eliminazione dei New Jersey ed era ora, e verrà creata un'isola spartitraffico centrale e attraversamenti pedonali rialzati. Il terzo lotto prevede una spesa di circa 450.000 euro, escluso l'intervento sulla struttura del cavalcavia che verrà conteggiato in seguito. Per il quarto lotto l'importo totale degli interventi si aggira sui 2 milioni di euro. Inizio lavori fine ottobre 2024, termine lavori primi mesi del 2025. Per le asfaltature del quinto lotto si partirà a fine estate del 2025. Il quinto lotto comprende le arterie cittadine e delle frazioni non inserite nei precedenti lotti. L'importo complessivo del quinto lotto si aggira sui 2 milioni e 700 mila euro, già stanziati ad oggi, ma la cifra esatta verrà definita solo in seguito a rilievi che verranno eseguiti anche con i droni. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, servizi Nord-Est 2.0 via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.